La produzione alimentare del futuro dipende necessariamente da un corretto uso dell'acqua, tanto per il fabbisogno agricolo quanto per piscicoltura e molluschicoltura, mentre sempre più, anche nel nostro paese, prendono campo soluzioni per le coltivazioni fuori suolo, idroponiche e aeroponiche. Delle problematiche e delle prospettive del settore se ne è parlato durante la sesta edizione di Acquafarm alla Fiera di Pordenone e nel corso delle 2 giornate abbiamo raccolto diverse testimonianze, dal Ministro dell'Agricoltura ai decisori regionali di Veneto e Friuli Venezia Giulia, fino al vissuto delle imprese. Buongiorno qui da Acquafarm. Ministro, parliamo di acqua, è un problema di rilevanza nazionale se lo coniughiamo con la produzione alimentare. Cosa pensa di fare il governo per fronteggiare l'emergenza siccità? Dato un problema mondiale, non è un problema nazionale, perché gli eventi siccitosi ormai si ripetono e purtroppo coinvolgono anche regioni che non conoscevano questa criticità negli anni. In Italia le regioni del nord non avevano dimestichezza con una problematica di questa natura che ormai si ripete, purtroppo è mancata una strategia. Su questo abbiamo verificato che esiste una grande dispersione idrica e esiste anche una incapacità di aver pianificato quello che deve essere una pianificazione di breve periodo, quindi correggendo gli errori, ma soprattutto di medio e lungo periodo che possa arginare queste criticità. Come? Raccogliendo le acque, lavorando sugli invasi, efficientando il sistema, lavorando anche nella riduzione dell'utilizzo dell'acqua, puntando su metodi per esempio di irrigazione più puntuali in cui l'acqua si utilizzi al meglio, e questi sono elementi sui quali stiamo lavorando insieme ai colleghi dell'ambiente, qui c'è la collega Gava, e con i colleghi delle infrastrutture. Stiamo lavorando a un'idea di cabina di regia con il coinvolgimento anche direttamente di Palazzo Chigi per riuscire a integrare sia un sistema di risorse economiche che sono a disposizione, sia un sistema di pianificazione, sia un sistema normativo che semplifichi, renda meno rigida la possibilità di affrontare in tempi certi quelle che sono a volte emergenze, altre volte invece situazioni che stanno diventando strutturali e che vanno affrontate. Utilizzare al meglio l'acqua significa anche immaginare di arrivare a produrre anche impianti che possano permettere di garantire cibo di qualità per rispondere alle esigenze sempre della crescente richiesta e dell'aumento delle popolazioni anche a livello mondiale. E quindi su questo c'è da parte nostra interesse e grande concentrazione. Buongiorno, sono con Stefano Zannier, assessore regionale alle risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna della regione autonoma Friuli Venezia Giulia. Buongiorno assessore. Buongiorno. Ecco, la regione ha messo in campo una serie di misure volte ad un percorso di sostenibilità nel settore pesca e anche alla tutela e sviluppo del territorio, delle sue tradizioni. Ce ne può parlare? Sì, credo che innanzitutto bisogna evidenziare come le misure che sono state messe in campo vanno a traguardare la sostenibilità a 360 gradi, quindi sia la sostenibilità ambientale e quindi in generale quella legata agli stock ittici, ma anche quella economica e sociale derivante dalla sostenibilità economica per le imprese e dalla ridistribuzione di quello che è il reddito generato all'interno di un territorio come quello del Friuli Venezia Giulia. Ha traguardato al fatto che le attività legate alla pesca e all'acquacoltura sono attività che riescono a trovare uno sbocco molto importante anche all'interno delle proposte di fruizione del nostro territorio, quindi agganciandosi alla ristorazione, agganciandosi al comparto del turismo, e riescono quindi a valorizzare quel prodotto rimanendo all'interno di un quantitativo che negli anni si è ridotto per 1000 fattori, ma che se valorizzato nel modo corretto riesce comunque a garantire la sostenibilità economica e sociale. Ecco, oggi voi presentate i risultati di un lavoro che è già partito da tempo. Quali sono in sintesi? Questo
un lavoro che è stato realizzato all'interno dello strumento operativo del FLAG, che quindi è uno strumento che abbina sia soggetti pubblici che privati, ha valorizzato attraverso da un lato attività di promozioni proprio della produzione all'interno dei circuiti della ristorazione e dei circuiti turistici, ma ha anche creato delle importantissime attività legate alla sicurezza alimentare, quindi all'autocontrollo, alla certificazione della qualità dei prodotti, ed ha anche creato quelle condizioni affinché il comparto trovi sinergicamente una sua strutturazione sugli sforzi di pesca, quindi riesce ad andare in una direzione di calmierare queste condizioni della pesca abbinandole a un maggior valore aggiunto sul prodotto che viene poi conferito in un mercato che, abbinando la promozione, riesce ad agganciare, ripeto, il comparto turistico. Grazie all'assessore regionale Stefano Zannier, restituisco la linea allo studio. Ben ritrovato a tutti, qui dalla sesta edizione di Acqua Farm. Sono con Cristiano Corazzari, assessore regionale alla pesca della regione Veneto. Buongiorno assessore. Buongiorno a voi. Bene, per questa sesta edizione di Acqua Farm, cosa porta in fiera la regione Veneto? Quali istanze, quali problematiche intende risolvere e quali prospettive magari per il futuro? Beh, innanzitutto abbiamo portato i nostri produttori. Siamo qua con le nostre 7 OP venete, che rappresentano anche la capacità della pesca veneta di fare sistema, di mettersi insieme per promuovere dei prodotti di eccellenza. Sicuramente viviamo un momento complesso per quella che è l'acquacoltura, per la pesca, perché si vanno a sommare tutta una serie di problematiche veramente uniche. Pensiamo, usciamo dal Covid con tutti gli impatti che ha avuto sulla filiera commerciale, abbiamo una guerra drammatica nel cuore dell'Europa che ha portato all'aumento dei costi energetici, l'aumento delle materie prime, la difficoltà a reperire produzioni, prodotti. E abbiamo poi una situazione che ci impone anche nell'ottica di confrontarci con un cambiamento climatico che quindi va a modificare un'impostazione che è stata data alla nostra attività nel corso del tempo. Quindi sfide sicuramente complesse, difficili, ma che non tolgono la rilevanza e l'importanza di questo settore che rappresenta oggi per il Veneto 1500 aziende e rappresenta il 20% della quota di produzione per le trote di allevamento, il 30% per quelle che sono produzioni d'eccellenza come lo storione e il caviale, il 40% per quanto riguarda la molluschicoltura, le vongole veraci, un settore che ha una rilevanza economica, occupazionale e anche ambientale. Quindi noi dobbiamo lavorare con le risorse di cui abbiamo a disposizione. Siamo alla fine della programmazione del FEAMP, abbiamo investito una quota molto rilevante dei fondi europei proprio nel settore dell'acquacoltura e alla luce della prossima programmazione FEAMP, che introdurrà specificamente la dicitura di acquacoltura tra i fondi strutturali europei a sostegno del settore pesca, e questa è una cosa molto importante, cercando di calibrare le misure che vadano a sostegno dei danni subiti, dei cambiamenti, degli investimenti che dovranno essere fatti dal comparto per far sì che questo settore rappresenti ancora il futuro per la pesca del Veneto, in particolar modo nell'ottica di dare produzioni di estrema qualità che vanno sulle tavole di tutti noi consumatori. Bene, e per il momento è tutto. Grazie da Acqua Farm, ringrazio l'assessore Cristiano Corazzari. Grazie a voi. Un buongiorno e un ben ritrovato qui da Acqua Farm. Sono in compagnia di Antonio Paoletti, presidente della Camera di Commercio Friuli Venezia Giulia, nonché presidente del GAC FLEG Friuli Venezia Giulia, una serie di acronimi che stanno per Gruppo di Azione Costiera Fishing Local Action Group, quindi Gruppo di Azione Locale per la pesca, tutto sommato. Ecco, in qualità di presidente di questo gruppo di azione locale, cosa porta oggi in mostra qui ad Acqua Farm? Quali problematiche e quali prospettive per il territorio del Friuli Venezia Giulia? Ma noi, come Camera di Commercio, appunto a Venezia Giulia, attraverso la società in house Aries, da anni, da circa 23-24 anni, ci occupiamo
nel mondo della pesca tutto tondo, no? della pesca, dei molluschi, del mare, dell'ambiente, e di conseguenza in questi anni siamo arrivati a capire, anche col supporto scientifico, ma soprattutto col supporto di chi ci lavora ogni giorno nel mondo della pesca, che il pesce sta finendo, tante specie sono veramente estinte, il cambiamento climatico in corso è veramente pesante perché hanno fatto sparire addirittura delle specie e sono arrivate altre. Dobbiamo capire la commestabilità, un lavoro di portare la gente a consumare quei pesci. Il lavoro che stiamo facendo è quello di trasformare in parte i pescatori in attività imprenditoriali diverse, per cui abbiamo incentivato e finanziato, abbiamo gestito 3 milioni di euro per questo mondo in questi anni, dal 2014 al 2022, tolti anche 2 anni di pandemia, e abbiamo trasformato, non so, dei pescherecci in pescaturismo, dove il turista va a fare un'esperienza di una giornata, prova a pescare e il pescatore gli racconta la storia per non farla morire. Abbiamo creato un museo della pesca a Grado, abbiamo lavorato sulle banchine, sulle strade per incentivare la viabilità degli utenti nell'itteraturismo di Duino Risina, a Marano Lagunare abbiamo fatto tutta una serie di lavori importanti. Come facciamo questo? Assieme ai comuni, perciò sono coinvolti il comune di Marano Lagunare, il comune di Grado, il comune di Duino Risina, provincia di Trieste, e tutti assieme col mondo delle cooperative abbiamo individuato quelle che sono le linee di intervento più urgenti e abbiamo lavorato in quel senso. Oggi qui ad Acquafarna andiamo a presentare, con la presenza dell'assessore alle politiche agricole, forestali e della pesca, Stefano Zanier, il lavoro fatto in questi anni, i risultati, le problematiche che abbiamo ancora e quelle che andremo a fare con la nuova programmazione europea dei gruppi di azione costiera. Ecco, mi interesserebbe sapere proprio brevemente come hanno reagito le associazioni di pescatori a queste nuove stimoli che arrivano dalla quotidianità. Boh, dirò che non è stato facile, è un ambiente difficile, un ambiente che purtroppo pian piano sta scomparendo. Nella nostra regione la flotta più grande è a Marano Lagunare, Grado si difende, Trieste è quasi sparita, per esempio, no? Trieste e dintorni. Noi li portiamo prima di tutto attraverso un'altra manifestazione che si chiama Fish Very Good, promuoviamo l'uso e il consumo dei pesci autoctoni, di tutto quel pesce povero, chiamato povero, che la gente non compra, i pescivendoli non vendono e i pescatori li ributtano a mare. Allora abbiamo, e siccome è una risorsa importantissima, stiamo lavorando e siamo anche riusciti a far sì che i pescatori non buttino a mare, abbiamo abituato i pescivendoli a offrirli e soprattutto abbiamo lavorato nelle scuole e con Fish Very Good, che facciamo delle fiere in giro per tutta la regione, a far conoscere e come anche cucinare queste specie di nostri pesci autoctoni. Bene, grazie Antonio Paoletti, presidente GAC FLEC Friuli Venezia Giulia. Una nota, diciamo, di speranza per il futuro, ripartendo dalla scoperta della tradizione e dalla bontà del lavoro di prossimità. Per il momento è tutto qui da Acqua Farm. Grazie. Un buongiorno e un ben ritrovati a tutti qui da Acquafarm al secondo giorno di manifestazione. Apriamo la giornata con Giuseppe Prioli, presidente AMA, Associazione Mediterranea Acquacoltori. Quello dell'acquacoltura è uno dei temi molto forti e caratterizzanti di questa manifestazione. Quali sono le problematiche del vostro settore? Le problematiche devo dire che sono molte, sia di carattere, diciamo così, ambientale, che sono le prime, perché io ad esempio mi occupo soprattutto di molluschicoltura e quindi i molluschi vivono in un ambiente che non può essere alterato, cioè quello non è un allevamento classico dove uno gli può dare alimento, gli può dare altro, quindi vivono direttamente dall'ambiente e delle condizioni ambientali. E poi ci sono le altre condizioni congiunturali, quelle che viviamo tutti con i rincari del gasolio, l'energia e via dicendo, le materie prime e altro, quindi si trovano un po' tra due fuochi. Da un lato
l'ambiente, anche con quello che stiamo vedendo un po' tutti, le variazioni climatiche. Comincia a diventare un pochettino, uso un termine un po' forte, forse però è così, un po' ostile a questo tipo di attività. Cambiamenti climatici, forse non siamo ben consapevoli di quello che potrebbe dire, anche per il discorso non solo dell'acquacoltura, ma le piogge molto intense, le mareggiate che sono diventate più intense e possono portare agli aumenti delle temperature. Abbiamo visto quest'anno delle morie intense dovute all'aumento della temperatura. Abbiamo avuto temperature intorno ai 28 gradi, cosa che gli anni precedenti non c'era, o perlomeno era molto molto sporadica. Invece vediamo sempre che la media si è spostata più avanti. L'abbiamo visto, quest'anno dicevano 2 gradi il Mediterraneo. Bene, questo per i mitili, ma non solo per i mitili, ma anche per tutti gli organismi che ci sono lì, sono un problema, ma anche di altro tipo. E questo vuol dire che può cambiare la popolazione fitoplanctonica, perché ci sono altre condizioni. Le piogge intense portano sali tutto in una volta, poi però dopodiché si crea del fitoplancton che è utile, ma poi ci sono i periodi di siccità, e periodi di siccità invece non abbiamo nutrimento, non abbiamo altro. Quindi le acque che arrivano possono portare della contaminazione batterica tutto in una volta, perché sono fiumane quando non alluvioni, e questo è un problema. Dall'altra parte ci possono essere anche la generazione di patogeni. Perché? Perché non c'è più l'ambiente di prima, e quindi questi proliferano con temperature più alte e gli animali che sono più deboli. La riproduzione stessa, che è influenzata fortemente dalla temperatura, può essere alterata, anzi abbiamo visto che è in parte già alterata, non c'è più il ciclo stabile, un picco autunnale, dopodiché l'inverno, ma vediamo che c'è un'alterazione rispetto a questo. Tutto questo speriamo che sia temporaneo, però va affrontato. Lo vediamo, quest'anno avremo una carenza di prodotto, ad esempio, in Italia. Carenza di prodotto si rifletterà anche sui consumatori, purtroppo, e i produttori che devono alzare il prezzo, chiaramente. Questo poi ha concorrenza da altri paesi, quindi quanto lo puoi alzare non si sa. Diciamo che non è un momento eccezionalmente felice. Fortunatamente abbiamo la ricerca al fianco che ci sta dando delle indicazioni. È una grande voglia degli allevatori comunque di aggregarsi. Hanno capito che aiuta l'aggregazione in questi momenti, aiuta a gestire il mercato, a in qualche modo sostenersi un po' a vicenda quando manca il novellame, diciamo, quello che serve per avviare l'allevamento. C'è uno scambio tra allevatori, quindi ci sono dei lati, come sempre succede, no? Nelle crisi o altro, vengono fuori anche i lati migliori di alcune situazioni, che sono appunto quello dell'aggregazione, della solidarietà e altro. Questo è un fattore che ritengo positivo. Il resto bisogna che sia però attenzionato. Ecco, la politica può fare qualcosa? La politica può fare molto, purtroppo con i cambiamenti climatici a lungo raggio, a lungo respiro. Ormai abbiamo fatto molto prima, purtroppo, in senso negativo. Adesso dobbiamo sperare che alcune situazioni si rimettano in riga, come si dice. Dall'altro punto di vista sta già facendo qualcosa, nel senso che c'è stato comunque il sostegno, ad esempio, per i consumi. Ci sono stati dei sostegni, l'abbiamo visto con la crisi Covid, per fare un po' sostenere i settori che hanno di più sofferto. In futuro quello che è stato chiesto è di risolvere almeno i problemi di contorno. Problemi di contorno che non aiutano. La burocrazia è uno di quelli, sicuramente. Ci saranno dei finanziamenti importanti, quest'anno partiranno i cosiddetti FEAMPA, cioè i fondi per la pesca e l'acquacoltura. Ci sono già partiti i contratti di filiera, in cui molti hanno aderito, contratti appunto che riguardano sia i produttori sia i distributori che il resto, per lavorare sulla filiera del commercio e della distribuzione. Ci sarà il PNRR con alcune attività che toccheranno anche questi settori. Ecco, tutto questo può aiutare. È chiaro che, ritorno al punto di prima, spesso la burocrazia queste cose non dico che le azzeri, ma le attenua moltissimo quello che è l'impatto. Quindi quello che viene chiesto è non chiaramente superare problemi di legalità o di altro, quello non lo chiede nessuno. Si tratta solo di snellire alcune procedure quando è fattibile, per consentire di avere veramente questa disponibilità. Grazie Giuseppe Prioli, presidente AMA. Per il momento qui da Acquafarm è tutto, restituisco la linea allo studio.
Un ben ritrovato a tutti, sono sempre Alberto Piastrellini qui dalla sesta edizione di Acqua Farm, fiera di Pordenone. Sono in compagnia di due ospiti, Mario Giovannetti, agente commerciale per l'Italia di Biomar, e la dottoressa Irmgard Lorenzen, senior marketing specialist di Biomar. Perché parliamo con loro? Perché Biomar è fra i primi fornitori globali di mangimi per l'acquacoltura, e la cosa che ci interessa particolarmente è che questa azienda danese ha sviluppato da tempo una politica molto attenta alla sostenibilità. Vorremmo saperne di più, e quindi rivolgo a questo punto la domanda alla dottoressa Lorenzen. So practically would like to know what is our policy strategy, company policy in terms of sustainability, which were the main steps in our long path towards sustainability. In 1987 Biomar was the first aquaculture feed producer in the world to present a feed that was specially designed to protect the environment. That was we had some laws in Denmark, well, Danish company, saying you have to protect the environment. So that was the first step to launch this feed. And afterwards we have created also, as one of the first fish feed producers, a program called, it's our name is BioSustain, to help our customers, fish farmers, how to present the sustainable way of farming fish. When they sell their fish to supermarkets, or if they want to send them to the final consumers, it needs to be sustainably produced. And that we already have a very, very profound program to show. Già nel 1987 Biomar è stata una delle prime aziende produttrici di mangime a produrre una linea speciale che già all'epoca, quindi in tempi non sospetti, si preoccupava di essere sostenibile. In che misura? Con una, chiamiamola dichiarazione, per dichiarazione si intende quello che c'è nel mangime, con una dichiarazione d'impatto, cioè preventivamente si poteva stabilire dopo l'utilizzo del mangime quale poteva essere il rilascio in acqua. In tempi successivi c'è stata una linea molto più dedicata che si chiama commercialmente BioSustain. Il nome lo dice, è effettivamente una linea sostenibile per l'allevatore e per l'ambiente. Qualunque sia l'acquirente finale, sia esso il supermercato, il commerciante oppure il consumatore finale, oggi sostenibilità non deve essere una parola vuota, ma deve essere una parola fatta di contenuti. Quindi noi cerchiamo di proporci non per un mangime che peraltro vuole affermarsi appunto tra i migliori al mondo in termini di digeribilità, questo non solo in Danimarca, da dove viene una delle fabbriche, ma anche per tutte le altre fabbriche, e non solo per una sola specie di pesce, ma per tutte le specie che effettivamente cui ci stiamo occupando, quindi acqua dolce, acqua di mare e anche gamberi. Quanto pesa in questa produzione l'utilizzo e la sperimentazione di microalghe? So in this regard, what is the importance of microalgae in the sustainability? Microalgae are deliver raw materials that are sustainability ingredients. The oil from microalgae, they contain omega-3 fatty oils. Usually you take fish oil from fish, you fish the fish in the sea and you produce the fish oil. Here you take the microalgae that are original producers of omega-3 fatty acids, you take them out, you produce directly on the algae, you produce meal and oil, and then you can give it to the fish. So you do not have to go out on the sea, fish the fish, you do not process the fish to fish meal and fish oil, and then you give it to the fish. We just make a shorter way. Quello di cui hanno bisogno i pesci d'allevamento è ovviamente anche i famosi omega 3, che sono la parte più interessante nutrizionalmente parlando come fattore di prevenzione nelle malattie cardiovascolari. Però sappiamo anche che le risorse non sono illimitate, e gli omega 3 da dove si possono prendere se non da pesci selvatici? Quindi l'utilizzo di microalghe, e qui arriviamo alla risposta, è tagliare un pezzo della produzione, andare direttamente alla fonte e produrre in maniera più sostenibile, e ovviamente sarà sostenibile anche economicamente, produrre questa fonte di omega 3, che quindi non vengono sottratti dagli oceani ma saranno comunque disponibili nel mangime e quindi nel pesce allevato. Grazie a Irmgard Lorenzen e a Mario Giovannetti, restituisco la linea allo studio. Un ben ritrovato a tutti i nostri ascoltatori qui da Acqua Farm sesta edizione. Sono con Matteo Ferrero, commerciale di Agriculture, perché l'agricoltura sostenibile è di moda e può essere veramente una grandissima idea. Con te vogliamo parlare di
agricoltura aeroponica. Ce ne puoi spiegare un po' meglio qualcosa? Allora, noi ci occupiamo appunto di agricoltura aeroponica. Abbiamo quindi le nostre piante sospese, sulle quali viene nebulizzata l'acqua e le sostanze nutritive direttamente sulla radice della pianta. Questo ci permette di avere diversi vantaggi dal punto di vista ambientale. In primis è quello del risparmio idrico, perché andiamo a consumare il 98% in meno di acqua rispetto all'agricoltura tradizionale. L'altro grande vantaggio è che coltiviamo in ambienti che sono completamente controllati, quindi mettiamo nelle migliori condizioni possibile i nostri prodotti per poter crescere. Controlliamo quindi temperatura, umidità, controlliamo la presenza di insetti perché i siti sono completamente chiusi ed evitiamo e preveniamo tutti quelli che sono i trattamenti chimici, perché andando a seminare noi ogni singolo prodotto andiamo a mettere nel piccolo substrato di terreno che c'è solo il seme buono, quindi non abbiamo poi bisogno di andare a effettuare trattamenti chimici per diserbare o per eliminare gli insetti. Giusto per capirci, quando parliamo di agricoltura aeroponica parliamo di una delle tante tecniche di coltura fuori suolo, che quindi non bisognano di consumare il terreno. Una cosa interessante della vostra società è che voi fate di fatto un franchising di tecnologia per l'agricoltura aeroponica, quindi date la possibilità a chi si mette in rete con voi di avere delle piccole strutture per autoprodurre in luoghi come possono essere ristoranti, comunità, scuole anche, prodotti che poi sono mangiati. Esatto, sì. Allora, in realtà noi abbiamo stiamo realizzando questa rete di franchising per permettere ad altri imprenditori di entrare a far parte appunto della nostra rete, utilizzare i nostri brevetti, che sono principalmente quello di portare il prodotto ancora vivo al consumatore. Noi, a differenza di tanti altri produttori, non andiamo mai a recidere il prodotto, ma lo portiamo al punto di consumo, quindi al ristorante, quindi anche alle aziende, a volte nelle scuole o nelle case degli italiani per adesso e si spera anche oltre nel futuro, ancora vivo, in quanto ancora attaccato alla sua radice. Questo ci permette di mantenere al massimo tutti i gusti e le qualità organolettiche del prodotto, perché viene tagliato solo un momento prima di essere impiattato, e inoltre ci permette anche di avere meno sprechi di prodotto, perché il prodotto appunto, essendo vivo, non viene conservato in frigo, non viene brutto, fino a quando non viene reciso completamente, il prodotto appunto è al massimo della sua qualità. Prodotto sano, al massimo delle sue qualità organolettiche, è anche un prodotto che può essere da esempio per coloro che si avvicinano a capire come funziona il mondo. Voi avete avuto delle applicazioni anche nelle scuole? Abbiamo un progetto in atto con diverse scuole, sia a livello infantile alle elementari, in cui portiamo dei nostri sistemi di coltivazione dimensionati sulla dimensione di una classe, dove forniamo un kit dove questi alunni possono prendere, addirittura andare a seminare il loro prodotto, vedere come si sviluppa, come cresce e poi portarselo a casa una volta pronto. Collaboriamo invece poi con istituti superiori, andando a incentrarci più sulla tecnologia di coltivazione, quindi permettendogli di fare anche degli studi a riguardo. Grazie Matteo da Agriculture, per il momento da Acquafarma è tutto. Buongiorno, siamo con Daniele Bertocchi, amministratore delegato di Greetit Italia. Buongiorno Daniele. Buongiorno. Buongiorno a voi. Allora, Greetit è un'azienda che produce e allestisce container speciali per la coltivazione fuori suolo. Qui ad Acquafarm, Novel Farm e naturalmente tutte le manifestazioni collegate, si parla molto di produzione alimentare sostenibile e con te vogliamo capire qualcosa di più su questo vertical farming. Certo, allora Greetit nasce dall'idea di riuscire a garantire a chiunque l'accesso a cibo sostenibile a chilometro zero. Di conseguenza abbiamo pensato alla struttura ideale per questo discorso, che è un container, quindi è modulare, personalizzabile e sostenibile. L'ottimizzazione del container è legata proprio al risparmio di acqua, al risparmio idrico. Su una struttura di questo tipo, nel vertical farming, si parla di un risparmio del circa 90% rispetto all'agricoltura convenzionale. Dentro il container
container andiamo quindi a sviluppare tutto un sistema idroponico, quindi pensato per la coltivazione fuori suolo, che permette la gestione ottimale di tutti i parametri, quindi a livello energetico, a livello di gestione climatica, a livello di acqua, ripeto, per un discorso di recupero dell'acqua stessa, del ciclo di irrigazione. Ecco, quindi coltivare fuori suolo può sembrare una cosa abbastanza particolare, no? La pianta in container, ma la resa per metro quadro qual è? Allora, dipende tanto da cosa si va a coltivare, nel senso che abbiamo venduto per esempio 25 container e ogni progetto è diverso, si parte dal microgreen, si arriva allo zafferano, si va su aromatiche. Vi faccio un esempio: per un container adibito da 40 piedi adibito alla coltivazione di zafferano, stiamo parlando di circa 2 kg l'anno di prodotto, quindi una quantità che per un prodotto di eccellenza come lo zafferano italiano con un prezzo di questo tipo è più che remunerativa all'interno di un container. Il punto focale è quello, è avere un prodotto che ha poi un valore aggiunto, che dia un ritorno di investimento adeguato. Ecco, abbiamo accennato al discorso relativo al risparmio idrico. Viviamo soprattutto qui nella zona del nord Italia una siccità ormai quasi sistemica. Questi accorgimenti di coltivazione fuori suolo possono risolvere il problema? Allora, risolvere il problema è una parola grossa. Il discorso è semplice. C'è da valutare il vertical farming, l'agricoltura verticale, come un supporto all'agricoltura convenzionale. Potremmo immaginare di chiuderci all'interno di una stanza o di un capannone per qualsiasi tipologia di coltura. Questa tipologia di soluzione può aiutare in certi casi, e sicuramente l'implementazione di una struttura del genere e l'ottimizzazione di, per esempio, colture in campo insieme possono aiutare a risolvere il problema. Grazie Daniele Bertocchi, qui da Acquafarm, per il momento è tutto.